Rip, piccolo Angelo, hai fatto tanto per noi, e non intendo Angel Gomez, intendo l'eroe Sané, che ci ha abbandonato 7 mesi fuori perché si è rotto il ginocchio, quasi quasi gli do il mio per farlo tornare a giocare. No, beh, non esageriamo, eh. Sì, ci stavo pensando, fa ridere perché nella mia carriera si rompe Sané e ci serve da andare a sostituirlo sul mercato e guarda caso nella realtà invece al Borussia Dortmund arriva o comunque potrebbe arrivare, dato che sta facendo il provino in questo momento, un esterno abbastanza molto, molto, molto veloce. Sto ovviamente parlando di Usain Bolt. Ho approfittato di questa simpatica coincidenza per poter fare un titolo clickbait da inserire nel video. Poi magari la prossima settimana vi spiego anche perché ho sentito la necessità di fare un clickbait di questo tipo. E adesso godetevi il video. Ciao. Siamo riusciti incredibilmente a perdere l'ultima partita del girone di Champions e quindi a qualificarci come secondi nel girone. Siamo primi in campionato e adesso possiamo quasi iniziare a pensare al mercato invernale. Quindi ancora una volta vi chiedo qui sotto nei commenti, per sostituire quella povera bestia che si è rotta, chi andiamo a comprare? Un top player, vai. Mi piace darle questa notizia, ma che succede? Un nome ricorrente, va bene, non potrà giocare esterno, ma potrebbe dire la sua, è Lautaro Martinez, che gioca come centravanti nel Racing Club. E Joaquim Ferreira Carrasco, che se ne va a giocare in Cina, perché da noi non può venire a giocare nella PlayStation? Perché? E Mahrez, che dopo aver vinto un campionato con il Leicester di Ranieri è rimasto lì nella realtà, ma qui è andato all'Arsenal, potrebbe essere un giocatore interessante? Ma forse sì. Anche se quello più simile al nostro caro amico Leroy, che si è appena rotto, è ovviamente Sterling, che gioca anche lui nel City, ma in questo caso gioca nella Juve. Ultimo, ma non meno importante, mi viene male cercare di andare a contattare il Real Madrid per Marco Asensio. 4-1 è finita, però ovviamente non possiamo lasciarci bloccare dai ricordi passati. Questo sarebbe un gran colpo, infatti costa già quasi 70 milioni di euro. I nostri tre infortunati sono qua che provano a riprendersi. Bartra probabilmente sarà il primo a rientrare. Milinkovic, ti aspettiamo perché ci servi. Torniamo al rombo che abbiamo già utilizzato nell'ultima partita di Champions e che non ha dato ovviamente i risultati che speravamo, ma giocavamo con Munir. Proviamo a vedere se Mané, almeno a centravanti, può essere un giocatore forte e importante. È quasi una formazione da turnover, ma non possiamo fare altrimenti. Non abbiamo più giocatori da sostituire. Borussia Dortmund, Hannover 96. Se riusciamo a vincere anche questa, siamo i più forti del mondo, ragazzi. Contro la sfortuna, contro gli infortuni, contro qualsiasi cosa. Erikin, ti prego, salvaci tu, aiutaci tu. Ho avuto per più di un'occasione l'idea di venderti, ma in realtà non ci ho mai sperato tanto. Non voglio darti via. Se sei il mio obiettivo, sei la mia scommessa più grande. E ti prego, fammela vincere. Ancora Mané, che vuole andare. Merino, entrato in area. Merino, scarso da matti. Weigl, dentro così, per Super Mario Gozze. Ancora Gozze, Harry Kane che va a cercare, eccolo qua, Sadio Mané, ancora Mané, che può andare, Mané, prova a servire, bellissima palla, e poi la mettiamo così, Harry Kane segna! Che gol incredibile, ragazzi! Signori, manuale del calcio, l'attaccante, la mezza punta che serve, il terzino che si inserisce, e come lo serve, tra l'altro, mi viene da dire, che la mette in mezzo per il centravanti, per l'attaccante di peso, per la punta, che di piattone non può fare altro che insaccare il gol dell'1-0. Incredibile, il mister esulta perché abbiamo fatto un'azione stupenda, stratosferica, stupefacente. 1-0, ancora una volta, Harry Kane, 9 sulla maglia e 9 in campionato, a 10 minuti all'inizio, non il nono, quasi tutto 9. Ancora Mané, intanto ci fa vedere la classifica, ma io non la voglio guardare perché ok, va bene essere primi adesso, ma non mi importa, l'importante è essere primi alla fine del campionato. Ancora Mané, che magari vicino alla porta può fare meglio, ancora Mané che sterza, la palla arriva a Weigl che da fuori ha un tiro potentissimo, lo prova, deviato il portiere. Weigl dentro così, Harry Kane, attenzione, non si fida a verticalizzare immediatamente, e allora con il velo ancora una volta arriva Gozze. Bellissima partita in realtà di Mané, e adesso dovrebbe anche marcare per dimostrarmi che è un giocatore completo. Eccolo qua Mané, il tiro, la deviazione e il calcio d'angolo. Mané forse ci ha ascoltato, ha visto il video precedente in cui gli ho chiesto di prendersi un po' di responsabilità. Ancora Mané, sempre Mané, all'indietro, era bella, era interessante. Merino prende palla e la serve a Daoud. Daoud allarga su Mané, il nostro oggetto misterioso, che riesce a dare ancora la palla a Holgate. Diciamo che c'è un'intesa tra questi due. Ancora Holgate che la porta, la mette all'indietro per Gozze, che la mette lì a porta vuota.
Harry Kane, il colpo di testa per il 2-0, il suo decimo gol, la doppia cifra in Bundesliga, ancora una volta Holgate che macina chilometri su quella fascia, e ancora una volta Mané che serve e apre lo spazio proprio per il nostro terzinaccio. Bellissimo cross, intelligente, e Mario Götze non riesce a segnare questa volta, segna invece il nostro numero 9, i due capitani sempre presenti in ogni singola azione offensiva del nostro Borussia Dortmund. Scuotono la testa i nostri avversari, dicono, e beh, come li battiamo questi, sono troppo forti. Aoud dentro così per Merino, si buttano dentro tutti, la palla che arriva a Weigl in qualche modo verticalizzazione a cercare il nostro Harry Kane, e poi bellissima palla per Mané che è il nostro centravanti aggiuntivo, ancora Mané in area, Mané prova il tiro, lo trova, c'è il gol da centravanti, segna anche Sadio Mané che da 5 a Super Mario Götze, ma la palla gliela ha data un Harry Kane stratosferico con anche il nuovo modulo, abbiamo rivitalizzato per adesso perché ha fatto iniziare due volte l'azione per i primi due gol e il terzo l'ha concluso, ha segnato lui più vicino alla porta. Mané potrebbe essere il giocatore in più che ci mancava, attenzione, è catartico il momento, catartico. Bellissimo con il tacco, riusciamo a far ripartire ancora Weigl che può amministrare il pallone, Weigl sempre lui, si ferma e poi serve Marino alle spalle, ancora tra le linee e ancora Mané e ancora Harry Kane, prova a girarsi perché sta arrivando Tagliafico velocissimo sulla sinistra, è molto veloce e ce la fa, ancora dietro, la mette, bellissimo per Dahoud, la volée di Dahoud che si spegne sul fondo, niente 4-0, niente poker. Harry Kane, attenzione, si appoggia così a Sadio Mané che tiene la palla, ancora lui in possesso. E poi bellissima apertura, così per Merino che si vuole inserire. Merino. Ancora per Super Mario Götze, avevamo aspettato il momento opportuno per servirlo. E poi c'è Weigl che prova ad andare ancora una volta da Sadio Mané che prova il tiro. Calcio d'angolo, bravissimo! Bravissimo, dalla bandierina la viene a prendere ancora una volta Sadio che adesso sta giocando un po' più indietro in posizione di trequartista perché non avevamo più cambi disponibili. E poi da questa palla bellissima! La barba al palo, il 4-0 non proprio non entra, anche Caldara si dispera. Guardate, è perfetto, è il nostro fantasista in queste partite, bellissimo. 3-0, una super partita giocata da tutti noi, soprattutto dal nostro numero 9, Harry Kane, e soprattutto da il nostro giocatore che da oggetto misterioso sta iniziando a prendere forma, Sadio Mané. Oh, attenzione, c'è la coppa, non ci credo. Beh, Burki Van der Feller perderemo tutti i portieri, quindi andiamo alla Brosa e cerchiamo di rinnovare almeno a Roman. Ok, sì, si può fare Burki, si può assolutamente fare. Rinnovato il contratto anche a Burki, era meglio non darlo via. Abbiamo un portiere affidabile che vale anche dei soldi, siamo tutti contenti di Burki, grazie. C'è qualcuno stanco, non del tutto, ma dobbiamo assolutamente simulare questa partita. Perché sì, non possiamo metterci a giocare queste partite qua, perché sennò la carriera non finisce praticamente mai più. Vediamo, 2-2 abbiamo perso? Siamo usciti 5-4 ai rigori? Davvero? Due partite di campionato prima della fine dell'anno, tra cui una contro il Bayern di Monaco. Addirittura, ragazzi, il Bayern ne ha 29 e noi a 36. Il Mönchengladbach l'ha superato, l'ha sorpassato. Noi giochiamo contro l'Augsburg, non c'è nessun problema. Questa partita va disputata anche perché abbiamo da recriminare un'uscita prematura da una Coppa di Lega. Giochiamo con la formazione titolare attuale con Harry Kane e Sadio Mané davanti che vogliono fare gol, e Angel Gomez e Götze che sono un po' stanchi. Dahoud, verticalizzazione, c'è l'arbitro che sembra uno dei nostri, è vestito praticamente uguale, ormai gliela passo a lui. Eccolo qua, Sadio Mané che prova a servire Harry Kane con i suoi numeri sempre, i suoi super assist di tacco suola. Come abbiamo segnato! Che attacca due è nato! Harry Kane ancora la butta dentro, ma Sadio Mané gliela data due volte in un modo illogico. Come se, guardate, uno, poi richiede l'1-2 e poi un'altra volta così. Due volte con la Rabona, la Veronica, quello che è, con un super numero. Harry Kane lì è troppo freddo, non può sbagliarli. Ma ci sono rimasto male anch'io di aver segnato un gol del genere. È uno dei più bei gol che abbia mai segnato. Sono sorpreso, non so neanche come reagire. Dahoud, da lì sta scadendo il tempo, allora ci vuole provare Dahoud. Oddio, il portiere ha avuto anche un attimino di paranoia perché forse non riusciva a tenerlo questa cannonata di Dahoud. C'è Sadio che la recupera, si gira verso la porta per poter andare. Ancora Sadio, ancora Sadio, ancora Sadio. C'è Munir che prova a tagliare. Sadio la passa invece al suo compagno di reparto, al suo compagno d'attacco, al suo capitano per l'occasione. E poi Munir con uno splendido colpo di tacco riesce a servire Harry Kane per il gol del 2-0 che mette la parola fine anche a questo incontro. E adesso possiamo riposarci perché la prossima vittima, speriamo, incrociamo le dita, sarà il Bayern di Monaco. Bellissima azione di contropiede orchestrata magistralmente
parte, e poi non è neanche di tacco, ma l'ha incrociata alla perfezione, ha fatto un taglio fantastico a Harry Kane, gli ha dato una palla fantastica a Munir, e poi di punta. Harry Kane sta segnando veramente tantissimo. Con il tacco, cercare Harry Kane, sempre Harry Kane, che la dà anche lui con il tacco a Sadio Mané. Ormai stanno giocando a memoria alla perfezione. Dentro così, Munir la dà, Harry Kane, ancora Harry Kane! La fucilata, il portiere che si deve rifugiare. Ancora, 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 Munir all'indietro con il tacco, sempre per Harry Kane. E poi ancora Munir, ancora per Harry Kane, il portiere che esce. La palla è lì, non l'aveva presa nessuno. Tanto abbiamo vinto ancora una volta un'altra partita, veramente, in Bundesliga. Siamo impossibili da fermare. E adesso la prova del 9 contro quella che è la squadra più forte sulla carta, il Bayern di Monaco. Bayern Monaco e poi calciomercato. Facciamo un allenamento, concludiamo questo episodio e nel mentre lasciate tantissimi mi piace, perché questa carriera sta letteralmente volando via. Nel senso che stiamo andando bene, non che vola via e non si finisce, ecco. È tornato Milinkovic-Savic, ci serviva un centrocampista, grande Milinkovic. Ora sono molto più contento.